tifone Yolanda, che si è abbattuto sulle Filippine l'8 novembre scorso, ha provocato più di 5.500 vittime e, secondo la Caritas, quasi 12 milioni di persone hanno subito danni o perdite. Ora, la parola d'ordine è ricostruzione. Immediata è stata la risposta della Chiesa. Papa Francesco, dopo aver stanziato un contributo di $150.000, ha infatti incaricato il cardinale Robert Sarah, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, di far visita alle zone più colpite, per portare un segno di conforto e la sua spirituale vicinanza alla popolazione, nonché promuovere la rete degli aiuti di chi sta già operando sul posto. Durante la visita, che si è conclusa a fine gennaio, il cardinale Sarah ha presentato a nome del Papa un progetto per la costruzione di locali per accogliere chi è rimasto senza casa. Monsignor Segundo Tecado Muñoz, sottosegretario del Pontificio Consiglio Cor Unum, ha accompagnato il cardinale nella missione. Vogliamo costruire insieme all'arcivescovo quello che secondo lui sono le grandi priorità. Un piccolo ambulatorio, un orfanotrofio per i bambini che hanno perso i genitori e anche per gli anziani, anche questo è un altro delle fasce sociali che hanno, perché chiaro gli anziani, alcuni sono soli, alcuni hanno perso anche i familiari, si trovano in grande difficoltà. Quindi per queste tre fasce vogliamo fare un progetto insieme all'arcivescovo di Palo, siamo andati a vedere il terreno, abbiamo visto dove si vuole costruire questo e adesso cercheremo un po' i fondi per aiutare queste popolazioni. Fondamentale è stato l'incontro con i vescovi e con il presidente della Repubblica delle Filippine. Insieme hanno fatto il punto della situazione. La gente vuole le chiese prima che le loro case, perché la chiesa è un luogo dove loro trovano un rifugio, un aiuto, si trovano come popolo, anche socialmente. La Chiesa ha un'importanza enorme per aggregare, per unire, per pregare. Questo ci ha colpito molto. Abbiamo celebrato in una tenda perché la Chiesa dove siamo andati era completamente distrutta. Il tifone che ha messo in ginocchio le Filippine ha spazzato via le abitazioni, ma non la fede del popolo. Abbiamo visto, devo dirlo, gente molto allegra, gente con molta fede e abbiamo visto veramente gente che di fronte alla difficoltà di un dramma come quello che hanno vissuto, che ha colpito moltissimo di quelli che noi incontravamo nella messa, nella strada, eccetera, e loro hanno reagito con la loro fede, con siccome rinforzata e una grandissima solidarietà tra di loro.